Ciao, io sono Bulbasaur ed io sono Squirtle e questo è Pokémon. Bulbasaur, si può sapere che ti è preso? Questo per avermi spaventato lo scorso Halloween. E questo è Pokémon. Squirtle, ma che ti prende? Andiamo da Halloween. Volevo solo entrare nello spirito. Beh, mi hai fatto cagare sotto. Beh, appunto. È quello che volevo fare. Hai davvero aspettato un anno per la tua rivincita? Indovinate, mio caro Squirtle, l'intero anno passato ad aspettare questo momento. La vendetta è un piatto che si serve freddo. Ma perché non spaventarmi durante qualunque altro episodio? Forse perché non sono uno psicopatico? Ne sei sicuro? Forse. Comunque è bel costume. Oh, grazie, anche il tuo è... Aspetta un attimo. Sbagliati, sei messo lo stesso costume dell'anno scorso. Beh, sì, è come con i vestiti normali, li indossi finché non ti stanno più bene. Ma porti una zucca completamente diversa. Aspetta un attimo, in che senso i vestiti? Ma basta pensare ai nostri costumi, ok? È tempo che noi andiamo a vedere quello di qualcun altro, perché oggi su Pokémon Talk abbiamo un ospite davvero speciale per voi. Quest'ospite è uno dei Pokémon più amati della settima generazione, grazie al suo design unico. Oh, inquietante, ma carino. Date a tutti un caloroso benvenuto a Mimikyu! Ma tu non sei Mimikyu? Sì, sono io. Ma tu sei un Cecorita! Oh bello, hai riconosciuto il mio costume, e temevo che molte persone non lo avrebbero fatto. Ma ci sei o ci fai? Si vede lontano un miglio che quello non è un costume! Sei chiaramente un Cecorita vivo e vero! Ah! Era davvero un costume. Porca miseria. Però c'è da dire che è davvero un bel lavoro quello che hai fatto. Grazie! Ma perché ti sei vestito da Cecorita? Beh, visto che di solito sono molto spaventoso, volevo provare qualcosa di diverso. Qualcosa di più carino. E impopolare. Come Cecorita, appunto. Beh, allora hai fatto un'ottima scelta! Però vedo che è ancora un costume. Sbaglio o quello è uno spaventapasseri? Già, infatti devi sapere che quando avevo fatto il mio costume eravamo vicino ad Halloween e avevo pensato che sarebbe stato divertente fare qualcosa a tema. Ma non mi sarei mai aspettato di doverlo indossare per tutto l'anno. Quindi non puoi più togliertelo? Già, è una vera rottura. Però almeno c'ho il costume pronto per Halloween. Perché non hai provato a farti un altro travestimento per gli altri giorni? Beh, ovviamente perché... Perché effettivamente non ci avevo mai pensato. Ma Mimikyu, per caso perché non puoi rivelare agli altri cosa c'è là sotto? Lo sai, no, il tuo vero aspetto è tutto il resto. Ah, vero, vero. Sai, non è proprio così. Non è che possa togliermi il costume in pubblico senza uccidere qualcuno. Ed è proprio questo quello di cui volevo parlare nell'intervista di oggi, Mimikyu. Tu hai una delle storie più interessanti di tutti. Un Pokémon il cui vero aspetto è così terrificante da uccidere chiunque provi semplicemente a guardarlo. E, nel tentativo di essere amato, si traveste dal Pokémon più amato di tutti i tempi, ovvero Pikachu. Pikachu! Scusate, continuate pure la vostra spiegazione della mia deprimente e tristissima storia, se vi va non fa niente. Benissimo, allora perché ti impegni a riparare il tuo costume? Perché ti fa piangere? Bulbasaur, credo che dovremmo cambiare argomento e passare a qualcosa di meno deprimente, sai no? Per me va bene, sarebbe bello parlare di qualcosa di più allegro. Sono d'accordo, qualcosa che non è per niente deprimente o inquietante. Tipo, ma amico, qual è il tuo vero aspetto? Allora, perché non ce lo mostri? No, fammi capire. Stai dicendo di voler vedere il mio aspetto. Esattamente. E tutto ciò nonostante abbiamo appena detto che chiunque veda il mio vero corpo rischia di morire. Corretto? E allora tu vuoi morire? Porco Mac, no! Ma tu hai detto di voler vedere il mio vero corpo. E tu sai che questo potrebbe ucciderti. E quindi, volendo fare una cosa che sai che potrebbe ucciderti, vuol dire che vuoi morire! Sì, ha senso! E allora è vero che vuoi morire! Ma ti ho detto di no! Ma che vuoi fare?! Questo! Dai, Invece fai dai, caso di sfida! fare... Togli, togli, Porco, ma che stai facendo?! Ti togli la togli, pelle, faccio faccio uccidere tutti! No, Dai, non ma posso dai, guardare! ma te lo Togli togli, le lenti! È finita! Posso... Un attimo... Squirtle! Bene! Sembra che sia stato scoperto! Sono passato settimane a mettere insieme quel costume per fare questo scherzo! Volevo rendere il finale di questo episodio divertente, ma qualcuno doveva rovinare tutto! E quel qualcuno era... Squirtle. Esattamente! No, no, aspetta un attimo. Uno Squirtle. Ma chi è quello? Non lo conosci? Stai dicendo che hai passato le settimane a preparare questo scherzo senza neanche preoccuparti di trovare chi avrebbe preso il tuo posto? Già! Non ci avevo pensato, speravo che pensavi avessi preso la diarrea fulminante. Ma se tu sei il vero Squirtle, allora... Ui, chi... Ciao a tutti!
tutti i bambini, siete pronti ad imparare la grammatica con Gumi? Gumi? Ma che ci fai qui? Insegno tutti la grammatica italiana! La prima domanda è per te, Squirtle. Qual è l'acronimo dei punti potenza? Beh, pipì! Oh no! No, no, ti prego, non dirlo! Non è vero, non è vero! Gumi, l'ultima volta che sei stato qui hai detto che potevamo tenerci le nostre anime perché avevamo risposto alle tue domande correttamente! E poi ti sei trasportato fuori dal nostro studio come un demone infernale! Perché sei venuto qui quando non abbiamo ancora doppiato il tuo precedente episodio? Per provare a riprenderti le nostre anime? È proprio per questo che sono qui, Bulbasaur! Rispondete correttamente a tutte le mie domande e le vostre anime saranno al sicuro! Datemi una sola risposta sbagliata e li porterò dritto all'inferno! Che idiozia! Non parteciperemo mai ai tuoi quiz per salvare le nostre vite! Niente risposta, uguale risposta sbagliata! Quindi partecipate al gioco o io vi ammazzo! E va bene! Prima domanda, sapete per caso dirmi qual è la prima persona singolare del verbo essere scemo? Io sono scemo? Hai detto bene, Squirtle! E ho anche risposto bene alla domanda, ma questo non importa. Seconda domanda, una sillaba di solito è composta da due lettere, tranne quando... Quando vediamo alcune eccezioni come tre consonanti di fila. Risposta esatta, adesso passiamo all'ultima domanda. Pronunciatemi correttamente il vostro tipo. Beh, il mio si pronuncia acqua. Risposta esatta, tu Bulbasaur. Beh, il mio è molto semplice, si pronuncia buio. Sbagliato, è la tua fine, Bulbasaur. La tua anima è mia. Ne sei proprio sicuro, Gumi? Perché in realtà io sono di tipo buio. Perché non sono Bulbasaur, ma sono Umbreon! Cosa? È l'unica cosa che mi porterà mai all'inferno, sono il tentacolo del pavimento! No! Volevo dire... Congratulazioni a voi, avete superato la prova di grammatica! Ma ciò ci rilascia una domanda, se quello era davvero Umbreon per tutto il tempo, allora... Dov'è il vero Bulba? Ragazzi, scusate il ritardo, c'è stato un traffico terribile! Wow, i vostri costumi sono fantastici!